Per la Juve Domo 3-2 contro lo Charleston, una partita incredibile. Doppia, finisce il primo tempo in 10 la Juve Domo, doppia ammonizione, espulsione per Narciso, tanta sofferenza, ma arriva la prima vittoria per la Juve Domo 3-2 ai danni del Charleston. Mister Fermanelli, una brutta sconfitta 3-2 contro la Juventus Domo, non avete approfittato del vantaggio dell'uomo, ci avete provato fino alla fine, gran gol di Viermol, ma non è bastato. Come la vogliamo raccontare? Questo è anche difficile, perché faccio fatica anche a trovare le parole, perché sono, scusate la parola, molto molto incazzato, perché non fai 1-1 e poi hai la forza di commettere due errori che loro riescono ad andare addirittura in vantaggio, perché comunque alla fine grossi problemi non ce l'hanno creati, mi è sembrato. Disattenzioni assurde in questa categoria le paghi. Questo è avvenuto, si da dire che non abbiamo lavorato fino alla fine, però questo non conta nulla. Siamo andati a casa, abbiamo preso tre pappine, 0 punti, e questo ci deve far riflettere, che comunque la partita di oggi è l'errore commesso sul secondo e sul terzo gol, allucinante. Però va bene, andiamo avanti e guardiamo la prossima. Grazie. Lucio Brando, mister della Juve Domo, è arrivato il primo urrà stagionale, ci voleva. Sì, lo aspettavamo con ansia e fortunatamente è arrivato, mettiamo in cascina e andiamo avanti pensando alla prossima. Ecco, una domanda, la ingenuità di Narciso poteva costar caro, ma tu hai un grande gruppo di giocatori e oggi si è dimostrato. Sì, era un po' quello che volevamo dimostrare, insomma. L'avevo chiesto ai ragazzi prima, ed è un po' il genere di partita di cui forse avevamo davvero bisogno. Avevamo bisogno di una partita di sofferenza per sbloccare anche lo spirito di questo gruppo, dove spero che stia davvero nascendo, perché le sensazioni sono veramente speciali, di un gruppo forte, di un gruppo coeso, di un gruppo senza gelosia. Questo è un punto di partenza notevole per ottenere dei buoni risultati. Grazie.